to eliminate all political opposition to the U.S. government's policies, to destroy the Black Liberation Movement in the United States, to discredit activists, and to eliminate potential leaders. Under the COINTELPRO program, many political activists were harassed, imprisoned, murdered, or otherwise neutralized. As a result of being targeted by COINTELPRO, I, like many other young people, was faced with the threat of prison, underground, exile, or death. The FBI, with the help of local police agencies, systematically fed false accusations and fake news articles to the press, accusing me and other activists of crimes we did not commit. Although in my case the charges were... Come al solito, viene prima il lavoro per lei. Ho solo 5 minuti, mi dice. Mi hanno detto che non potevo vederti. Mi sono dovuta far dare un ordine dal tribunale per poterti vedere. Il giudice ha concesso solo 5 minuti a testa. Tua madre e tua sorella sono fuori, quindi parla velocemente. Ci guardiamo intorno. I poliziotti stanno praticamente incollati alle nostre bocche. Vorrei parlare alla mia cliente in privato, dice Evelyn. Per favore, andate indietro. Questo è un abuso. Si tratta di una visita avvocato-cliente e abbiamo il diritto costituzionale alla riservatezza. I poliziotti si ritirano un paio di centimetri. Racconto a Evelyn dell'udienza farsa del mattino. La mia bocca si muove così velocemente che sembra uno di quei vecchi film del muto, ma parlo. Vedo dall'espressione della sua faccia che devo avere un aspetto orrendo. «Come ti trattano?» mi chiede. «Non ho tempo per raccontarle tutta la storia, ma devo riuscire a farle sapere cosa sta accadendo. Non so quale sarà la loro prossima mossa. Devo trovare qualcuno che li metta sotto pressione perché la smettano. Le racconto una parte, ma non posso raccontarle anche le cose peggiori. La sua faccia ha un'espressione di pietà e ogni volta che aggiungo qualcos'altro le sue mani tremano. Cerca di fare il possibile, le dico. Il tempo è scaduto, signora. Evelyn tenta una vana protesta. Devo parlare con la mia cliente, non mi basta questo tempo. Sono spiacente, signora, il tempo è scaduto. Si avvicinano come se volessero picchiarla. Ormai se n'è andata. Mi faccio forza per mia madre e mia sorella. È tanto tempo che non le vedo. Non so cosa aspettarmi. Mia madre entra, sembra preoccupata, ma forte. Mi bacia. Sono orgogliosa di te, dice. Le parole mi girano intorno, ricoprendomi di una calda coperta di amore. Sono così felice. Faccio fatica a contenermi. Mia madre è orgogliosa di me, mi ama ed è orgogliosa di me. Il tempo con mia madre finisce troppo presto. Entra mia sorella. I suoi capelli sono avvolti in un turbante ed è così pallida. Non appena mi vede scoppia a piangere. Le lacrime scorrono sulla sua faccia già gonfia. Capisco che ha già pianto molto. «Ti voglio bene», dice semplicemente. Non parliamo molto, ma mi sento molto vicina a lei in questi pochi minuti. Il tempo è scaduto. Di nuovo. E poi se ne va. Rimango lì sdraiata, piena di emozioni. Tutto ciò è così duro per la mia famiglia. Appaiono vulnerabili e scosse. Forse è più duro per loro che per me. Vorrei poter fare qualcosa per renderle felici. Due infermiere nere furono molto gentili con me. Quando erano in servizio avrebbero fatto qualunque cosa per assicurarsi che stessi bene. Facevano visite frequenti nella mia stanza per le quali fui loro particolarmente grata in quei primi giorni. «Se ha bisogno di qualcosa, basta che suoni», dicevano con aria complice. Una notte una delle infermiere venne nella mia stanza e mi diede 3 libri. Non avevo neppure pensato di poter leggere. I libri erano un dono del cielo. Erano stati scelti accuratamente. Uno era un libro di poesia nera, il secondo aveva il titolo Donne nere nell'America bianca e il terzo era
un racconto, Siddhartha, di Hermann Hesse. Ogni volta che mi stancavo degli abusi verbali dei miei carcerieri, potevo tagliarli fuori leggendo le poesie ad alta voce. Invictus, e se dobbiamo morire, erano le poesie che leggevo di solito. Le leggevo e le rileggevo fino a quando ero sicura che le guardie avessero sentito ogni parola. Le poesie erano il mio messaggio per loro. Quando ho letto il libro sulle donne nere, ho sentito lo spirito di quelle sorelle nutrirmi, rendermi più forte. Le donne nere hanno lottato e si sono aiutate le une con le altre a sopravvivere ai colpi della vita fin dall'inizio dei tempi. E quando ho letto Siddhartha, un senso di pace è sceso su di me. Mi sembrava di essere unita a tutte le cose viventi. Il mondo, nonostante l'oppressione, è un posto meraviglioso. Potevo ripetere a me stessa la formula Om, dolcemente, lasciando vibrare le labbra. Sentivo gli uccelli, il sole e gli alberi. Ero in comunione con tutte le forze rivoluzionarie del mondo. Stavo decisamente migliorando. Mi avevano persino tolto le catene così potevo zoppicare verso il bagno, di tanto in tanto con l'aiuto dell'infermiera. Ero sempre debole quando tornavo dal bagno e piombavo sul letto come se avessi compiuto un enorme sforzo fisico, ma almeno sapevo cosa c'era che non andava. Durante i primi giorni non potevo neppure fare domande e quando le facevo si comportavano come se le mie condizioni fossero informazioni segrete alle quali non avevo diritto. Avevo tre buchi da proiettile. C'era un proiettile nel mio petto, c'è ancora oggi, un polmone danneggiato e del liquido dentro, una clavicola rotta e un braccio paralizzato con un danno imprecisato ai nervi. Continuavo a chiedere se sarei stato in grado di usare ancora la mano. Uno o due dottori dicevano chiaramente di no, gli altri dicevano forse sì, forse no. In ogni modo, potevo vivere. Sei morta, ho urlato e ho continuato a rialzarmi un po' più lentamente e molto più mortalmente. 2. Bambina nera. L'FBI non riesce a trovare alcuna prova che io sia nata sul manifesto dell'FBI in cui appaio come ricercata, viene indicata come mia data di nascita il 17 luglio 1947 e tra parentesi non convalidato dai registri anagrafici. Comunque, io sono nata. Sono la maggiore di due figlie. Mia sorella Beverly è nata 5 anni dopo di me. Il nome che mia madre mi ha dato è Joan Deborah Byron. Mi si dice che era una bambina paffuta, felice e che già parlavo per frasi complete quando avevo 9 mesi. Dicono che ero pigra, però conoscevo i nomi delle strade prima ancora di imparare a camminare. Dicono che confondevo la notte per il giorno, tenendo la famiglia sveglia per tutta la notte. Sono ancora oggi un uccello notturno. L'unico altro racconto che ricordo di aver sentito sulla mia infanzia è che urlavo a pieni polmoni, se qualcuno che indossava qualcosa di pelo o di piume mi si avvicinava. Sono ancora molto poco entusiasta delle piume e delle pellicce. Mia madre e mio padre divorziarono subito dopo la mia nascita. Io vivevo con mia madre, mia zia Evelyn Williams, mia nonna Lulu Hill e mio nonno Frank Hill in una casa di mattoni nel quartiere Giamaica a New York. L'unica cosa che ricordo di quella casa è il cortile che adoravo e l'enorme cane della casa accanto. Ricordo bene il cane perché mi terrorizzava. Ai miei giovani occhi appariva come un gigante, una versione canina di King Kong o di Migtee Joe Young. Ancora oggi non è che vado matta per i cani. Quando avevo 3 anni, i nonni vendettero la casa e si trasferirono giù nel sud. Io partii con loro.
Ci trasferimmo in una grande casa di legno nella settima strada a Wilmington, North Carolina. Era la casa nella quale era cresciuto il nonno. Tutto intorno aveva un portico con un'enorme altalena verde e naturalmente piante di rose nel cortile di fronte e un albero di pecan, noce americano, sul retro. Inizialmente il nonno credeva che la casa appartenesse al mio bisnonno Papa Lynch, abbreviazione per Lincoln, ma poi scoprirono che gli era stato concesso solo l'usufrutto a vita della casa. Papa Lynch aveva lavorato come artista per una delle famiglie bianche più importanti di Wilmington e così, si tramanda, era stato un membro influente della comunità nera. Lui e la mia bisnonna, mamma Jessie, avevano lavorato sodo per tutta la vita, avevano allevato 11 figli in quella casa ed erano morti con la convinzione che essa appartenesse loro. Belle parole su carta stampata e avvocati bianchi hanno un modo tutto loro di derubare la gente nera di ciò che le appartiene. I miei nonni furono costretti a ricomprare la casa. Chi è migliore di te? Nessuno. Chi? Nessuno. Tieni alta con la testa, sì? Sì come? Sì, nonna. Voglio che tu tenga alta quella testa e che non ti faccia calpestare da nessuno. Capito? Sì, nonna. Fai in modo che io non debba sentire che qualcuno ha calpestato la mia nipotina. No, nonna. Non voglio che qualcuno si approfitti di te. Capito? Sì, ho capito. Sì, come? Sì, nonna. Tutti nella mia famiglia cercavano di infondermi un senso di dignità personale, ma mia nonna e mio nonno ci mettevano una passione particolare. Mi ripetevano continuamente: vali quanto chiunque altro, non permettere che nessuno ti dica che è migliore di te. I miei nonni mi proibirono severamente di dire sì signora, sì signore, o di guardare la punta delle mie scarpe, o di assumere atteggiamenti servili quando parlavo ai bianchi. Guardali dritto negli occhi quando parli con loro, mi dicevano, e parla forte, dimostra di avere la ragione dalla tua. Dovevo parlare ad alta voce, chiaramente, e tenere la testa alta, altrimenti rischiavo che i miei nonni me la staccassero dalle spalle. I nonni ci tenevano molto al rispetto. Dovevo essere educata e rispettare gli adulti, dire buongiorno e buonasera quando passavo davanti alle case dei vicini. Risposte impertinenti o sfacciate erano semplicemente fuori questione. I miei nonni non mi permettevano neppure di rispondere alle domande con un semplice sì o no. Dovevo sempre dire sì, nonna. Oppure no, nonno, ma quando cominciammo ad avere a che fare con i bianchi nel sud segregazionista, la nonna mi diceva minacciosamente: non rispettare nessuno che non ti rispetti, mi senti? Sì, nonna, rispondevo con la mia voce che era quasi un bisbiglio. Parla forte, mi ripeteva continuamente. Era così caparbia con me. Mi mandava al negozio con chiare intenzioni su cosa comprare. Non potevo per nessun motivo ritornare con merci di qualità scadente, cosa che non accadeva poi così raramente alla gente nera nel sud. Gli dici che non vuoi della spazzatura ed è meglio per te che non torni con quella spazzatura, mi minacciava. Se il proprietario del negozio mi vendeva qualcosa che alla nonna non piaceva, dovevo ritornare al negozio e farmela cambiare o farmi restituire il denaro. Parla forte e chiaro, non mi costringere ad andare giù al negozio. Spaventata a morte dal putiferio che avrebbe fatto mia nonna se fosse andata di persona al negozio, tornavo di corsa al negozio pronta a fare a mia volta un pandemonio. Ogni volta che mia nonna sentiva che qualcuno era stato maltrattato, specialmente se era un uomo a maltrattare una donna, mi fissava e mi diceva: non permettere che nessuno ti maltratti, mi senti? Non ti abbiamo fatto crescere perché qualcuno ti maltratti. Non voglio che tu accetti soprusi da parte di nessuno. Sì, nonna, rispondevo per la milionesima volta.
domandandomi perché mia nonna amasse ripetersi così spesso. La tattica usata dai miei nonni andava per le spicce e io li odiavo quando ripetevano ogni cosa così spesso, ma le lezioni che mi hanno impartito mi hanno aiutata ad affrontare quello che mi sarei trovata davanti, crescendo in America, più di qualsiasi altra cosa io abbia imparato nella vita. Ma spesso per i miei parenti orgoglio e dignità erano collegati a cose come la posizione e il denaro. Per loro valere quanto i bianchi significava avere quello che avevano loro. Mi dicevano di andare a scuola e di studiare, così avrei potuto avere una bella casa, dei bei vestiti, una bella automobile. I bianchi non vogliono vederci con niente, mi dicevano. Così tu devi avere una buona istruzione, così puoi essere qualcuno e avere qualcosa nella vita. Diventare qualcuno nella vita non aveva un grande significato per me. Volevo sentirmi felice, sentirmi bene. La mia consapevolezza delle differenze di classe nella comunità nera risale alla mia infanzia. Anche se mia nonna mi aveva insegnato più di chiunque altro ad essere fiera e forte, avevo un sacco di idee alla Booker & Washington sul riuscire a farsi avanti coi propri sforzi, sul 10% più dotato. Avevo lavorato sodo e condotto una vita decorosa come operaia cottimista in fabbrica, ma avevo altre idee per me. Ero decisa a farmi entrare nel novero del 10% più dotato di Wilmington, la classe privilegiata nella cosiddetta borghesia nera. Uno dei miei primi provvedimenti fu di proibirmi severamente di giocare con i topi da vicolo. Era impossibile per me obbedire ai suoi ordini, giacché non avevo la minima idea di cosa si trattasse. E così spesso diventavo l'involontario oggetto della furia della nonna che mi accusava del reato di avere giocato con topi da vicolo. Mia nonna, fremendo di sdegno, mi minacciava di terribili punizioni se avessi continuato con le cattive compagnie. Ricevetti precisi ordini di abbandonare la mia inclinazione per i topi da vicolo e di giocare invece con i bambini per bene. Ma non riuscivamo mai a metterci d'accordo su chi fossero i bambini per bene, dal momento che questi, per mia nonna, erano una storia del tutto a parte. I bambini per bene provenivano da famiglie per bene. E come si faceva a sapere cosa fosse una famiglia per bene? Una famiglia per bene viveva in una casa per bene. Come si faceva a sapere cosa fosse una casa per bene? Una casa per bene era arredata a modo e di fronte aveva il marciapiede. Le famiglie per bene non lasciavano i propri bambini giocare per strada senza scarpe e non permettevano che i propri bambini dicessero "Heint". Mia nonna non sapeva che "Heint" era la mia espressione favorita, non appena mi allontanavo di qualche metro dal suo raggio di udito. Avevo un piccolo topo da vicolo proprio sotto il suo tetto e non lo sapeva. I topi da vicolo si presumeva vivessero nei vicoli o nelle baracche cadenti, ma mia nonna chiamava spesso i miei amici topi da vicolo, anche se non vivevano in quei luoghi. Ligia al dovere di ficcarmi un po' di buonsenso in testa, mi portava a far visita ai bambini per bene. Queste piccole anime per bene erano invariabilmente la prole di dottori, avvocati, predicatori, impresari di pompe funebri neri di Wilmington, insegnanti, barbieri e l'editore del giornale di colore erano anche per bene. La maggior parte delle volte in queste sedute per bene, gli altri bambini e io ci guardavamo intorno imbarazzati. Qualche volta superavamo l'imbarazzo e riuscivamo pure a divertirci. Ma il più delle volte non era altro che l'occasione di guardarsi gli uni con gli altri o di giocare a mostra e racconta. I bambini mi mostravano i loro giochi mentre gli adulti facevano oh e ah. Il peggio erano le cene a casa del pastore, dove ci voleva un'ora per la preghiera prima di mangiare e quando mi trovavo con la figlia dell'impresario di pompe funebri. Voleva sempre giocare a palla e io ero terrorizzata che la palla rotolasse dove tenevano i morti o finisse in bocca qualche cadavere.
A mia nonna sarebbe venuto un colpo se avesse saputo che uno degli svaghi preferiti di uno dei suoi bambini per bene consisteva nel giocare a mostra e racconta col suo pisellino, cercando di pisciare addosso a tutti gli altri. Dopo queste visite, mia nonna cinguettava per una settimana di seguito su quanto fossero carini i miei piccoli amici per bene e di quanto avessimo giocato bene insieme, mentre io gemevo dentro di me e mi trattenevo a stento dal mostrare in volto un'espressione insolente. Mia nonna ed io ingaggiammo una battaglia a distanza dannatamente ravvicinata fino a quando fui cresciuta. Non era che volessi sfidarla, era solo che mi piaceva chi mi piaceva. Non mi interessava che tipo di casa avessero i miei amici e se vivessero o no nei vicoli. Mi importava solo che mi piacessero o no. All'epoca ero convinta, e lo sono tuttora, che per alcuni versi i bambini abbiano molto più buon senso degli adulti.